Quando avete registrato un disco, secondo me avete due strade, due scelte da fare, perché sicuramente avrete registrato un disco, nel senso se siete dei musicisti e ci volete provare, probabilmente andate direttamente a registrare un disco. È vero o no? Non è che registrate quattro canzoni. Registrate un disco, comunque un lavoro finito, ok? Che lo chiamate EP o disco che sia, è un lavoro che avete già pronto, che lo avete fatto voi a vostre spese, ok? Avete questo lavoro in mano e avete due scelte, una che è facile e una che è difficile. La maggior parte delle persone spesso sceglie quella facile. E ora in questo video vediamo perché. Perché la scelta difficile è veramente difficile. Però mi dispiace dirlo, ma la scelta difficile è l'unica che nel 2018 abbia senso. L'unica strada percorribile se si vuole raggiungere un risultato davvero. Perché la scelta facile è chiudere gli occhi, tapparsi le orecchie e fare come si faceva 20 anni fa. Prendi questo disco e cominci a mandare delle mail. È semplicissimo. Semplicissimo mandare delle mail. Prepari tutto, carichi, metti il tuo disco in modalità privata su SoundCloud, Bandcamp, o usi un WeTransfer. Il consiglio è comunque mandate il link in streaming, che il download può essere fastidioso per chi è dall'altra parte. E mandate una mail. Quanto è semplice? Mandate una mail. E cercate persone che fanno poi il lavoro, che lavorano con voi, e cercate giustamente un team, una squadra per lavorare insieme, ok? Cercate un team di persone che credono nella vostra musica e nel vostro disco. Questo è il modo più semplice di cercare le persone con cui lavorare, cercare un'etichetta, un booking. Dovete creare uno staff e quindi uno pensa, vabbè, gli faccio ascoltare la mia roba, qualcuno rimarrà colpito. Il problema è che è troppo semplice per essere vero, nel senso che dall'altra parte tanti come voi fanno la stessa cosa, si ricevono tanti progetti e uno magari dall'altra parte, soprattutto nell'ambiente indipendente, ha poche risorse. E quindi che fa? La maggior parte delle mail vengono cestinate. Però voi potreste farvi notare da queste persone in un altro modo, percorrendo la strada più difficile, facendo la scelta più difficile, ovvero pubblicare quel disco autonomamente. Se non avete soldi, quindi dovete promuoverlo da soli, capite quanto è difficile? Voi non avete soldi, ok? Quindi la scelta facile è mandare, cercare qualcuno che vi aiuti. Ma spesso non funziona, ok? Dobbiamo guardare la realtà per quella che è. Non trovate nessuno dall'altra parte. Anzi, vi imbattete in gente poco affidabile che magari vi chiede dei soldi. Allora è meglio fare la scelta difficile, cioè pubblicare il disco, sfruttare i social, studiare un minimo. Lo so, l'artista dovrebbe fare soltanto l'artista. Ok, ma siamo nel 2018. Volete fare soltanto l'artista? E magari è una scelta, potete farla liberamente, anzi, siete i miei eroi. Me ne sbatto, pubblico e pace. Però non è vero, ragazzi, che siete così. Diciamoci la verità. La verità è che avete una voglia matta, magari anche giustamente, perché pensate che la vostra musica merita. Avete una voglia matta di avere un palco, di suonare, di avere tantissima gente sotto il palco. Allora che cosa fare? Bisogna rimboccarsi le maniche, la scelta è difficile, quindi occuparsi di tutto da soli. È questo. E quindi ti trovi le date da solo, ti promuovi da solo, cominci a suonare, magari stampi le copie, fai dei sacrifici per mettere tu quei soldi che servono. Servono un sacco di soldi anche se non decidi di appunto fidarti in un ufficio stampa, devi registrare il disco, stampare le copie. Però inizi a suonare, fai tanti live, magari raccogli pochissimo, ok? Ma quei soldi magari dai live, anche se poco, il cachet è poco, li raccogliete tutti in un fondocassa e con quel fondocassa andate avanti e piano piano, piano piano, un lavoro costante sui social, poi vogliamo mettere i social che odio, per chi magari non è così, diciamo, portato alla comunicazione, ma che me ne frega, a me io voglio solo suonare, i social tutti i giorni, promuoviti, fai un sacco di cose che non c'entrano niente col musicista. Puoi decidere di non farle, ma poi non ti lamenti, poi non ti lamenti, secondo me. E quindi forse dopo, con tutto questo sbattimento, piano piano ti fai notare quelle magari realtà che prima contattavi via email e che non ti rispondevano, magari adesso ti hanno notato e sono loro che ti cercano. Ecco, quello è il passaggio più bello, la soddisfazione più grande. E magari poi da lì puoi iniziare un percorso. Ditemi che ne pensate, se siete tipi da scelta facile o scelta difficile.